circa 2.000 automobili in meno al giorno su Piazzale Roma e una notevole decongestione del traffico. Con questo obiettivo sono partiti e procedono assai rapidamente i lavori del tunnel che collegherà l'uscita dell'autorimessa comunale al Ponte della Libertà verso la terraferma. Dall'apertura dei cantieri, nell'ottobre scorso, si è giunti alla fase 3 del cantiere, che richiederà circa 3 mesi di lavori. Questo è un cantiere fondamentale perché ci permette di decongestionare il traffico su Piazzale Roma, toglierà da Piazzale Roma circa 2.000 auto giorno, facendo in modo che le auto di uscita dal garage comunale possano immettersi verso Mestre attraverso una rampa di accesso proprio al Ponte della Libertà. Mentre a fianco ci sarà anche un percorso ciclopedonale che permetterà di raggiungere il garage anche appunto a piedi o in bicicletta e perciò anche di uscirne e di andare poi verso Piazzale Roma. Piazzale Roma sarà quindi liberata da un traffico che da parte della cittadinanza sta diventando non più sopportabile. Una fluidificazione del traffico, una riqualificazione urbana, perché poi saranno realizzati e partiranno a giorni i lavori per i nuovi servizi igienici, per il verde pubblico che oggi è fatiscente e che deve dimostrare come Venezia sia accogliente fin da quando il turista approda alla città. Dall'ottobre scorso sono stati eseguiti i lavori riguardanti la base, i muri in elevazione e la copertura della galleria ed è stata attuata una parte delle lavorazioni relative alle fondazioni all'interno dell'area dell'ex Grifan. Attualmente ASM, l'azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia, che gestisce l'intervento, sta ripristinando il marciapiede per garantire il percorso pedonale e il muretto per consentire gli spostamenti dall'altro lato della strada. Questa sarà un'area dove ci sarà l'interscambio merci e persone, insomma, che tipicamente i veneziani lo fanno sopra in strada e sappiamo che c'è un disagio notevole per gli automobilisti. E quindi noi pensiamo appunto di arrivare in ottobre a concludere la realizzazione, insomma. Di sicuro la parte aperta la chiuderemo verso maggio, insomma maggio-giugno, insomma, e quindi si lavorerà da sotto con meno disagio da parte degli autisti. Tutto sta procedendo quindi in tempi previsti. Nel corso di questo terzo step, la viabilità subirà delle modifiche. Verrà infatti spostata lungo il lato dei magazzini Parisi supermercato Coop e sarà più fluida dal punto di vista del tracciato, quasi rettilineo. Concluso questo terzo stadio, il cantiere non dovrebbe più intralciare o perlomeno in modo così massiccio la viabilità principale. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la ditta veneziana Masiero Gino e Figli, che ha spiegato le caratteristiche tecniche del tunnel che consta di 2 sottopassi, uno ciclopedonale e uno veicolare. L'appalto prevede 1 anno, siamo partiti a ottobre e il termine sarebbe ottobre del 2011. I lavori stanno andando avanti di buona lena, quindi noi siamo fiduciosi di consegnare ben prima l'opera. Prospettive ottimistiche quindi. Entro il 5 maggio la sede stradale verrà liberata dai cantieri e in ottobre verrà riaperto il sottopasso, che avrà una lunghezza di 3 metri per i pedoni e le biciclette e di 6,20 metri per i veicoli. E finalmente poi circa 2.000 veicoli non dovranno transitare obbligatoriamente per Piazzale Roma, lasciando finalmente respirare un po' di più l'aria.